Eminenze reverendissime, eccellenza e a tutti i nostri amici, voi tutti, benvenuti, buonasera e grazie intanto per aver accolto il nostro invito. Siccome siete stati tutti così bravi e anche noi tutti puntuali, io non voglio creare ritardi o rallentamenti, pertanto invito subito il presidente dell'associazione Res Magne, il dottor Marco Italiano, per fare dei saluti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie ancora di essere venuti, di aver accolto il nostro invito. Continua il nostro percorso iniziato nel 2013 sull'approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi confrontare gli elementi portanti della nostra fede con l'attualità. Sono contento, tra l'altro, poi presenteremo degnamente il nostro ospite d'onore, Sua Eminenza Comassi. Sono contento che ci sia anche Sua Eminenza Cardinale Re, con la quale abbiamo iniziato questo progetto. Mi ricordo ancora oggi, l'abbiamo nel 2013, a giugno 2013, quando iniziammo con la fede all'interno del contesto delle virtù teologali. Oggi è importante trattare i 10 comandamenti perché rappresentano quello che è il modello cristiano. Oggi mi ricordo Eminenza Comastri, quando siamo venuti all'interno del suo ufficio, era l'anno scorso, forse a marzo, e quindi abbiamo detto: stiamo approfondendo il catechismo, bisogna anche di un suo intervento. E lui giustamente dice: ho l'agenda piena, ha detto: guardi, può anche prendere l'agenda del 2015, a noi va bene anche quella. E quindi ci è venuto incontro, noi siamo molto, molto contenti. Lei ci diede un vademecum su come educare i figli, se si ricorda, quello piccolino. A pagina 54 c'è un passo dove si parla dei modelli. Lei ha fatto un riferimento a Barnenot, se non sbaglio, dove si parlava di modelli da copiare rappresentava un po' come la nostra fede, come un edificio che tende a crollare, ma prima di crollare si svuota un po' della sostanza. Noi, rappresentando oggi i 10 comandamenti, parliamo del modello che il cristiano deve seguire. E ricordo a tutti, me per primo, che essere cristiani non è non si sfrutta la teoria, ecco, dell'esclusione. Quindi io non sono musulmano, non sono ebreo, quindi sono cristiano. Noi siamo cristiani perché siamo fedeli a Cristo. E questo è un modello che noi dobbiamo portare avanti tutti i giorni, nonostante le difficoltà e nonostante oggi ci sia una società molto competitiva che ti porta un po' fuori strada. È vero che siamo deboli, ma non ci dimentichiamo mai del nostro percorso e della nostra fedeltà a Dio. Quindi oggi sono contento che trattiamo i 10 comandamenti, iniziamo con i primi 3 e buon ascolto a tutti. E intanto invito Sua Eccellenza per dedicarci un pensiero, Monsignor Luciano Giovannetti. Grazie. A nome della Fondazione Giovanni Paolo II per la Terra Santa e il Medio Oriente, mi unisco ai saluti del dottor Marco Italiano, esprimendo la gioia di questo cammino che continua. Noi abbiamo sentito la domanda che Gesù pone ai primi discepoli: che cercate? Cioè, qual è il senso della vostra vita? E questa è una delle domande fondamentali, una domanda che non è molto amata dal mondo di oggi, da quel mondo che è fatto di cose normali, la televisione, i giornali, il modo di parlare della gente. Anzi, si dice che forse questa domanda è una specie di malattia dalla quale si deve guarire subito, non ponendosela. Ecco, invece noi ci poniamo la domanda di Gesù: qual è il senso della nostra vita? E abbiamo cercato di dare una risposta negli incontri precedenti attraverso la meditazione sulle virtù teologali, la fede, la speranza, la carità,
attraverso le virtù cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. E sempre ascoltando questa domanda di Gesù, che ci pungola, che un pochino ci tormenta in modo salutare, ecco, noi ancora diciamo al Signore: Maestro buono, che cosa devo fare allora per avere la vita eterna? E sentiamo la sua risposta. Se vuoi avere la vita eterna, osserva i comandamenti. E allora stasera la nostra meditazione è sui comandamenti, quelle 10 parole scritte dal dito di Dio. E siamo molto grati al Cardinale Angelo Comastri, il quale con la sua sapienza, con la sapienza del suo cuore, ci parla dei 10 comandamenti, quei 10 comandamenti che poi trovano il loro fondamento nel comandamento nuovo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Ecco, l'augurio che facciamo a ciascuno di noi è proprio questo, che possiamo continuare il nostro cammino seguendo la strada maestra dei comandamenti di Dio. Ringraziamo Sua Eccellenza Giovannetti per il saluto e per questo pensiero introduttivo, e prestiamo adesso la nostra attenzione alle parole di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Angelo Comastri. Grazie. Prima di prendere la parola, vi invito a raccogliervi per qualche istante. Restando seduti, invochiamo la Madonna, invochiamo la sua intercessione, perché ci ottenga dal Signore il dono di un cuore aperto alla parola di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie per l'invito, grazie per i saluti, grazie a tutti per la vostra presenza. Mi è stato chiesto di proporvi una riflessione sui primi 3 comandamenti e ho accolto volentieri l'invito, perché i comandamenti sono sempre validi, sempre attuali, e ve ne accorgerete subito. Per capire il senso dei comandamenti, però, è importante sottolineare il momento in cui vennero consegnati al popolo di Dio. Il popolo, guidato da Mosè, si trovava ai piedi del monte Sinai, aveva alle spalle la schiavitù dell'Egitto e aveva di fronte l'orizzonte della libertà. Era un momento decisivo. Dio con grande lealtà dice al popolo: stai attento, se vuoi essere veramente libero, è necessario che il tuo cuore sia libero. Libero dai più terribili tiranni che esistono, e cioè l'orgoglio e l'egoismo. Ebbene, ecco la raccomandazione accurata di Dio: se vuoi essere libero da questi tiranni, io ti indico la strada da percorrere. E sono i 10 comandamenti. Sono una segnaletica di vera libertà. Essi non sono altro che una segnaletica, e desidero aiutarvi a capire la bellezza, la profondità di questa segnaletica. C'è nella letteratura ebraica un singolare apologo, una parabola, ambientata al tempo della schiavitù in Egitto. Si racconta che un ebreo era al servizio del faraone. Un giorno, mentre il faraone stava riposando nel giardino all'ombra di una grande palma, un serpente velenoso si stava avvicinando verso di lui. Il servo se ne accorse e coraggiosamente affrontò il serpente
e gli mozzò la testa con la falce, rendendolo evidentemente innocuo. Il trambusto fece svegliare il faraone, il quale si rese subito conto del pericolo che aveva corso e dello zelo del servo che l'aveva salvato. Il faraone si sentì in dovere di dirgli: «Sei stato generoso con me. Chiedimi qualsiasi cosa per te o per il tuo popolo e io te la darò». Il servo si fece pensoso e dopo alcuni minuti disse: «Ti chiedo di concedere al mio popolo ogni giorno 2 ore di libertà, affinché possa dedicarsi serenamente alla preghiera. Non chiedo altro». Quando si seppe della sua singolare richiesta, possiamo immaginare, ci furono critiche e malumori, ma il servo disse: «So che cosa ho chiesto. Se un popolo prega, è libero nel cuore, perché solo Dio dà la libertà dai tiranni dell'orgoglio e dell'egoismo. E quando un popolo è libero da questi tiranni, nessuna schiavitù del corpo gli potrà far paura». Aveva perfettamente ragione. E oggi in modo particolare. Infatti noi oggi siamo in un'epoca di penosa schiavitù e molto spesso non avvertita. Va subito precisato che nella Bibbia non viene mai usata la parola comandamenti, ma la parola decalogo, che vuol dire 10 parole. I comandamenti, infatti, non sono ordini. Non sono ordini imposti con il mitra puntato, non sono imposizioni, ma sono una segnaletica che Dio ci offre per indicarci la strada della vera libertà, strada che necessariamente parte dal cuore. E Dio, con amore leale, ci indica la strada giusta. Sta a noi scegliere. E i comandamenti sono chiari come gocce di acqua pulita per non lasciare ambiguità o zone d'ombra. Il grande statista tedesco Konrad Adenauer disse un giorno, un po' argutamente: «Io capisco perché i 10 comandamenti sono tanto chiari e privi di ambiguità. Sapete perché? Essi non furono redatti da un'assemblea parlamentare». Mi dispenso da ogni commento attuale. Dobbiamo dargli comunque ragione. Primo comandamento. Visitiamo il primo comandamento che dice chiaro chiaro: «Io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai». Dobbiamo riconoscere un fatto. Questo è forse il comandamento più trasgredito e meno confessato. Cerchiamo di capire perché e di trarne le dovute conseguenze, perché l'incontro con la parola di Dio prova sempre un terremoto salutare. Chiediamoci: quali sono gli dèi falsi più comuni che possono prendere il posto di Dio nella nostra vita? L'idolo, infatti, è qualcosa o qualcuno che prende il posto di Dio senza essere Dio. Ed evidentemente questo è un fatto terribile. Il primo falso Dio è il denaro. Vivere per accumulare denaro o proprietà, facendo del possesso lo scopo della vita, è la più grande disobbedienza al primo comandamento.
Eppure quanto è comune questo comportamento, soprattutto oggi. Quante volte l'ha detto Giovanni Paolo II, quante volte l'ha ripetuto anche recentemente Papa Francesco. Gesù, senza mezzi termini, chiama stolto colui che pone la propria sicurezza nella ricchezza. Ricordate la celebre e pungente parabola dell'uomo ricco che allarga i propri magazzini, oggi potremmo dire che fa lievitare il proprio conto in banca o i propri investimenti. Gesù tira la conclusione e dice: stolto, stanotte morirai. E ciò che hai accumulato, a cosa ti serve? Madre Teresa di Calcutta, donna saggia, donna che ispirava la vita alla parola di Dio, spesso diceva: quando moriremo, porteremo con noi soltanto la valigia della carità. Riempiamola finché siamo in tempo. Donna saggia e perfettamente in linea con il primo comandamento. Falso idolo è la moda, che è diventata una specie di tiranno che condiziona il comportamento di tanta gente, svuotando il portafoglio e imponendo anche comportamenti che resentano il ridicolo. Pensate ai pantaloni strappati. Io da ragazzo li ho portati, ma mi vergognavo. E talvolta comportamenti che minano la stessa salute delle persone. Pensate ai tatuaggi, pensate ai chiodi in varie parti del corpo, compresa nella lingua. Una tirannia. Falso idolo è la cultura narcisistica di oggi, cioè la convinzione che si vale solo per quanto si appare e per quanto veniamo applauditi. Questa cultura porta a idolatrare le persone di successo, anche se sono volgari, vuote o addirittura palesemente immorali. Vengono chiamate star, stelle, divi, vip, e dietro c'è il vuoto e spesso il fango. Vengono i brividi. Vi confido a conferma un fatto che mi ha profondamente turbato. Alcuni mesi fa, in attesa del TG delle 20, mi sono fermato a guardare la parte finale di un gioco chiamato L'Eredità. Erano in palio 42.000 euro. E il conduttore si è permesso di dire allo sfidante: è una bella sommetta, se dovessi vincere come ti auguro, cosa ci faresti? Lo sfidante ha risposto: vorrei realizzare il sogno della mia vita. E qual è, se è lecito saperlo? Risposta: vorrei andare a Los Angeles per visitare la casa dove ha vissuto Michael Jackson. Vorrei respirare l'aria che lui ha respirato e vorrei adorare di cuore il suo genio. Testuali parole, l'ho ascoltato con i miei orecchi. Vedo ancora il volto sorpreso del conduttore televisivo che si è affrettato a concludere. Ognuno ha i suoi gusti. Ho voluto raccontarvi questo episodio per farvi capire quanto sia pericoloso il momento che stiamo vivendo, soprattutto in rapporto ai giovani. Infatti i modelli ai quali essi si ispirano faranno il nostro futuro. E spesso sono idoli. E l'idolo non ha consistenza. Ecco perché è terribile. Falso idolo è il sesso. Quando riempie come un'ossessione la vita di una persona e la spinge a viverlo come una ricerca nevrotica di piacere, di autosoddisfazione, senza neppure una briciola di amore. Maria Teresa diceva spesso: la più grande povertà del nostro tempo è la povertà di amore. Le persone non sanno più amare. Per questo tutto quello che toccano lo sporcano. Per molti la persona si è ridotta agli organi genitali, diventati idolo, stravolgendo il significato della sessualità,
che ci è stata donata come linguaggio fisico dell'amore, che deve abitare nel cuore di una persona, ma se manca l'amore nel cuore, pensate quale profanazione si consuma nel corpo delle persone e attraverso il corpo delle persone. E oggi tante persone, come giustamente diceva Maria Teresa, non sono più capaci di amare, sono paurosamente egoiste e pertanto usano i corpi e li gettano via. Alcuni anni fa, sulla rivista Der Spiegel, apparve una copertina a dir poco raccapricciante. Raffigurava un giovane che baciava se stesso allo specchio. E sopra c'era scritto: la società del futuro, la società dell'io. Terribile. La società dell'egoismo, terribile. Pensate ancora al tristissimo episodio dell'apartheid organizzato a Duisburg in Germania alcuni anni fa. Non so se vi ricordate, c'era questo grande raduno, l'hanno chiamato la festa dell'amore. Per poter andare a questo grande campo dovevano passare una strettoia. Ebbene, ci fu una tale calca che morirono 21 giovani schiacciati, 21 giovani. Voi direte, hanno fermato la festa. Se te lo immagini, la festa è continuata tranquilla, ma quale amore hanno festeggiato. Mi fermo qui. Sottolineo soltanto un fatto. L'idolo che prende il posto di Dio senza esserlo ha dentro di sé un meccanismo autodistruttivo e autopunitivo. Cioè, se mi appoggio su un punto sbagliato, mi punisco da solo. Geremia è arrivato a scrivere, rivolgendosi al popolo, che si era allontanato da Dio e aveva messo gli idoli al posto di Dio. Il profeta dice: avete scelto ciò che è vuoto, vano, e siete diventati vuoti, vani anche voi. Ecco il meccanismo autopunitivo. Pensate quanto è vero questo oggi. Quanto vuoto, quante persone vuote si vedono, vuote. Aggiungo una parola sul divieto di fare immagine alcuna di ciò che sta in cielo, in terra e nel mare. Per capire questo divieto dobbiamo tenere presente che secondo la cultura di quel tempo l'idolo statua conteneva il fluido della divinità, così pensavano, cioè conteneva il potere di quella divinità. Pertanto possedere un idolo era come possedere il potere di una divinità, qualcosa di simile agli amuleti o ai portafortuna di oggi. Non solo, un tempo veniva adorato il sole, il dio sole, o la luna, o il dio delle profondità marine, o addirittura qualche particolare animale. Il comandamento dice: no, c'è un solo Dio. E tutto il resto è creatura, creatura che viene da Dio e da Lui ci è donata. Perfettamente in regola con questo comandamento è il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Tutto è creatura, tutto è creato e tutto è donato. Tutto parla di Dio, ma deve spingerci a Lui, non prendere il posto di Dio. Oggi cosa ci dice questo particolare comandamento? Pensate alle superstizioni dilaganti, pensate agli amuleti e portafortuna, agli oroscopi o cosa abominevole al culto del demonio, al quale pazzescamente si legano alcune persone per avere successo o affermazione materiale. È una strada sbagliata e porta al suicidio della libertà e della felicità. Eppure, le sette sataniche legalmente registrate in Italia sono circa 800. Perché c'è libertà di culto. Pensate quale stravolgimento della libertà è in atto. Una precisazione. È ben diversa dall'idolo la devozione verso le immagini.
come le immagini della Madonna o dei Santi o dello stesso Signore Gesù. Tutti sappiamo che le statue non nascondono nessun fluido, ma sono soltanto un richiamo visibile per risvegliare la fede nel cuore e per stimolare la preghiera umile e sincera che sempre deve condurre alla conversione della vita. Questo è lo scopo dell'immagine, della statua. Se manca questo, evidentemente, ogni gesto di devozione verso un'immagine sacra è semplicemente banale e cade nella condanna del primo comandamento. Secondo comandamento: non pronunciare invano il nome di Dio. Subito noi leghiamo questo comandamento alla proibizione di bestemmiare, ed è giusto, è chiaro. E la bestemmia sulla bocca di chi crede è una cosa assurda e stomachevole anche, mentre sulla bocca di chi non crede è una cosa stupida e priva di senso. Ma il secondo comandamento dice molto di più. Cerchiamo di chiarire il senso delle parole. Non pronunciare. Non pronunciare vuol dire non chiamare. Quando io pronuncio un nome, chiamo una persona. Non chiamare, non accostarti, non entrare in relazione. Infatti, quando io chiamo una persona pronunciando il suo nome, io entro in relazione con questa determinata persona. Chiamo uno, lo chiamo, lo guardo anche, mi metto in relazione. E posso entrare in relazione in tante maniere, leali o sleali, sincere o false. Allora attenti, non pronunciare, non chiamare il nome di Dio. Attenti bene, perché nella cultura semita, attraverso la quale Dio ci ha parlato, il nome equivale alla persona. Anticamente, infatti, si faceva tanta attenzione alla scelta del nome, perché era la fotografia della persona. Pensate, per fare un esempio, a Gesù che dà all'apostolo Simone il nome di Kefas, che vuol dire roccia, pietra. Nel nome viene espressa la missione. L'identità di Simone nella chiesa di Gesù era quella, essere Kefas, essere roccia. Quindi il nome sta per la persona. Non pronunciare il nome di Dio, non chiamare Dio, non chiamarlo invano, in modo falso, in modo non vero. Quando può accadere tutto questo? Si nomina Dio invano, a vuoto, quando si chiede a Dio quello che Dio ha affidato al nostro impegno e alla nostra responsabilità. Quante preghiere dovrebbero essere meglio formulate alla luce di questo comandamento? Diciamo spesso: Signore, dai il pane a chi non ce l'ha. Ma Dio ci dà già il pane e lo dà in abbondanza e per tutti. Sta a noi il compito di dividerlo con giustizia, senza escludere nessuno dalla mensa della vita. Allora dovremmo più giustamente dire: Signore, cambiaci il cuore, toglici una buona fetta di egoismo affinché sappiamo condividere ciò che abbiamo. È una preghiera più corretta. Pregare così è un po' scomodo, ma questa preghiera è più onesta e quindi più impegnativa. Si nomina Dio invano, a vuoto, quando lo si invoca per cose che sono contro il cuore stesso di Dio. Dio ti punisca, Dio ti maledica. No, questo Dio non lo farà mai. Dobbiamo invece dire: Dio ti converte il cuore, Dio ti illumini la mente, Dio ti porti sulla retta via. Questo è chiamare il nome di Dio non invano, non a vuoto. E noi dobbiamo fare la nostra parte di collaborazione con Dio. Esempio meraviglioso è la preghiera e il perdono di Santa Maria Goretti. Perdono Alessandro, cioè il mio assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Dice queste parole guardando il crocifisso. Questa è una preghiera cristiana.
si invoca, si nomina Dio invano, a vuoto e in modo blasfemo, quando si usa il suo nome per coprire violenze, aggressioni, progetti di odio e di sterminio. È quello che sta accadendo. Ma nel passato, pensate, ai cinturoni delle SS naziste che portavano la scritta «Gott mit uns», Dio è con noi. Niente di più falso e di più blasfemo. Eppure è accaduto e accade. Capite subito quanto è importante questo comandamento e quanto noi, con il nostro esempio che coinvolge il nome di Dio, abbiamo un'immensa responsabilità. Aveva sempre impressione ricordare quello che Gandhi, dopo aver visitato l'Europa negli anni 30, esclamò: «In Europa non adorano Cristo, ma adorano il denaro». Pensate che brutti esempi dovete vedere. Esempi che compromettevano il nome santo di Cristo da parte di cristiani, poco rassomiglianti a Cristo. Il rischio c'è anche oggi, e per tutti, e come. Allora, non pronunciare, non chiamare Dio, non mettere di mezzo Dio a vuoto, in vano. Capite quanto è serio questo comandamento? Terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. Chiediamoci subito, che cos'è la festa? E qual è il suo senso e il suo scopo? Andiamo alla sorgente, andiamo al libro della Genesi. C'è scritto così: Dio al settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Quale messaggio si nasconde dietro queste parole? Bisogna tenere presente che gli autori ispirati si servivano spesso del simbolo dei numeri. Orbene, il numero 6 era il simbolo dell'imperfezione, mentre il numero 7 era il simbolo della perfezione. È un modo di parlare, un modo di trasmettere. Fatta questa premessa, torniamo al racconto della creazione. L'uomo, cioè l'umanità, fatta di uomo e donna, viene creato per ultimo e quindi è il vertice della creazione. Infatti nell'uomo Dio imprime un marchio particolare, una particolare somiglianza con se stesso. L'uomo infatti è l'unica creatura del mondo materiale con la capacità di pensare e di amare in senso pieno, e in questo l'uomo ha una particolare somiglianza con Dio, non c'è dubbio. Ma attenti bene, l'uomo, dice l'autore sacro nel suo racconto, è stato creato nel sesto giorno, nel giorno dell'imperfezione, cioè la sua somiglianza con Dio è fragile e pertanto l'uomo deve continuamente tornare ad appoggiarsi su Dio per essere veramente se stesso, cioè deve vivere il settimo giorno, il giorno del ritorno al Signore e del recupero della somiglianza con Dio. Infatti il marchio di somiglianza può corrompersi e diventare una caricatura. Per noi cristiani il settimo giorno è la domenica, cioè il giorno della risurrezione di Gesù, perché in Gesù risorto Dio ha portato a compimento il recupero, la salvezza dell'umanità, ci ha ridato l'immagine che avevamo perduto. Gesù risorto, infatti, è l'inizio della nuova umanità, liberata dal peccato e dalla morte. Ed è il primogenito Gesù. Noi stiamo camminando verso Cristo risorto, verso i cieli nuovi e la terra nuova, di cui parla l'Apocalisse.
Vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ebbene, noi viviamo nell'attesa di questo giorno, e questa sarà la domenica definitiva. E ce lo ricordiamo sempre, in ogni Eucaristia, quando diciamo dopo la consacrazione: annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa, cioè mentre aspettiamo la tua venuta. Ma nell'attesa, noi cristiani dobbiamo continuamente recuperare la fede, continuamente alimentare la speranza, continuamente nutrire la nostra carità. Come? Attingendo olio nel settimo giorno, cioè nel giorno del Signore, nella domenica. Pensate quanto abbiamo da riscoprire il senso della domenica. E come dobbiamo vivere il giorno del Signore? Partecipando alla Santa Eucaristia, con l'ascolto della parola e il nutrimento spirituale della Santa Eucaristia. I primi cristiani capivano che l'Eucaristia è un dono meraviglioso di Gesù. E per partecipare ad una Eucaristia erano capaci di fare qualsiasi sacrificio, anche di alzarsi di notte, anche di fare chilometri a piedi. Così è stato per i primi 3 secoli, quando la domenica non era riconosciuta come giorno festivo. È stato Costantino che ha riconosciuto la domenica come giorno festivo. San Giustino, un martire del secondo secolo, ci descrive la domenica dei cristiani di 1850 anni fa. Sentite quanto è fresco il racconto. Sembra la fotografia della messa di oggi. 1850 anni fa. Scrive Giustino: nel giorno chiamato del sole, e Giustino ha scritto qui a Roma, nel giorno chiamato del sole, così i non cristiani chiamavano la domenica, e anche oggi in inglese Sunday, tedesco Sonntag, è rimasto ancora quel ricordo. Noi la chiamiamo domenica, giorno del Signore. Nel giorno chiamato del sole, tutti quelli che abitano in città, come quelli che abitano in campagna, si radunano nello stesso luogo e si fa la lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti, cioè la liturgia della parola. Quando il lettore ha terminato, colui che presiede tiene un discorso per ammonire ed esortare all'imitazione di quei buoni esempi, l'omelia del sacerdote. Poi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere, preghiere dei fedeli. Poi viene portato il pane e vino e acqua, l'offertorio. Colui che presiede eleva preghiere e ringraziamenti, e la consacrazione. E il popolo esclama Amen, alla fine, come diciamo noi al termine della liturgia della consacrazione. Quindi si fa la distribuzione degli alimenti consacrati, la comunione. Oggi accade la stessa cosa. Pensate quanto è bello e commovente la messa del Cenacolo. La messa di Gesù è ancora la nostra messa. Quanto è bello e commovente tutto questo. Passata di secolo in secolo, nelle mani di tantissimi sacerdoti, la messa resta identica. E un vero cristiano non può vivere una domenica senza Eucaristia. I martiri di Abitene, che violando l'ordine dell'imperatore si radunavano per la preghiera, interrogati risposero: sine domenico non possumus vivere, senza domenica, ma domenica include anche l'Eucaristia, non possiamo vivere. Oggi dobbiamo riscoprire il valore della messa e la bellezza della messa. Padre Pio un giorno disse: se capissero
gli uomini d'oggi e se arrivano cristiani, evidentemente. Il valore di una messa alle porte della Chiesa ci sarebbe la ressa. E invece aggiunse, purtroppo la ressa è da altre parti. Si santifica la domenica vivendo la carità, per testimoniare che la carità è l'unico vero tesoro del cristiano. Gesù spessissimo compiva miracoli nel giorno di sabato, nel giorno festivo di allora, per insegnare che il giorno festivo è per eccellenza il giorno della carità. Ascoltiamo il racconto di un miracolo. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita oppure ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, disse San Marco, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo, tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Non avevano capito il senso e lo scopo del giorno festivo. Papa Giovanni XXIII, oggi santo, aveva perfettamente capito il senso cristiano della festa e in occasione del primo Natale del suo pontificato, 1958, disse qualche giorno prima di Natale al suo segretario, la mia mamma mi ha insegnato che bisogna santificare le feste andando alla messa ma anche facendo qualche opera di misericordia. Ora che sono Papa devo ancora di più dare l'esempio. Allora per Natale andrò a visitare i bambini ammalati dell'ospedale del Bambino Gesù. E il giorno dopo andrò a visitare i detenuti nel carcere delle Regina Celi. Ecco come si santificano le feste. Eucaristia e carità. Si santifica ancora la domenica dedicandosi con più serenità alla famiglia e alle relazioni in famiglia, marito, moglie, figli, nonni, quando insiste Papa Francesco anche sui nonni che fanno parte della famiglia, affinché la famiglia sia una piccola chiesa, il volto della chiesa da tutti avvicinabile. Le relazioni possono logorarsi la settimana lavorativa. La domenica è il giorno in cui dobbiamo darci più tempo per rinnovarle. Infine si santifica la domenica ritrovando il rispetto per la creazione. Ecco il senso del riposo del lavoro e lo stupore per dar lode a Dio, creatore dell'universo. Hans Jonas, un pensatore contemporaneo, ha scritto «Agisci in maniera tale che possa esistere ancora un'umanità dopo di te, quanto più a lungo possibile». La domenica veramente vissuta serve anche a questo. Un credente che ha ricevuto l'Eucaristia e che vive l'Eucaristia ha gli occhi puliti per rispettare il mondo, la creazione e anche il cuore pronto ad amare i fratelli che incontra nel cammino. Fa vivere l'Eucaristia. In conclusione, permettetemi di dire come sono attuali i comandamenti e come sarebbe più bello il mondo se seguissimo questa saggia segnaletica che Dio ci ha dato. Dobbiamo realmente riconoscere che i comandamenti non sono a vantaggio di Dio, non ne ha bisogno, sono a vantaggio nostro, sono doni di Dio. Segnaletica di autentica libertà. Grazie per il vostro ascolto e vorrei concludere con le litanie lauretane
chiedendo a Maria che ci aiuti a mettere in pratica la parola di Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Immacolata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre della Chiesa, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Arca dell'Alleanza, Sede della Sapienza, Rosa Mistica, Stella del Mattino, Porta del Cielo, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Saluto degli Infermi, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina del Santo Rosario, San Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII, Beato Paolo VI. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sia lodato Gesù Cristo. E buon ritorno a casa. Eminenza reverendissima, intanto la ringraziamo per le sue parole e anche per la sua chiarezza. E intanto adesso faccio intervenire il dottor Italiano per un gesto anche di affetto da parte dell'associazione Resmagne. Grazie. Allora, Eminenza, noi la ringraziamo ancora di essere venuto qui a nome della Fondazione Giovanni Paolo II e dell'associazione Resmagne. In questo lungo percorso che poi ci porterà a pubblicare tutti gli atti del convegno, chiaramente chiediamo anche i suoi, e abbiamo preferito questa sera, do un messaggio a tutti, parlare soltanto di 3 comandamenti, perché il nostro obiettivo non è ammucchiare gli argomenti. La fede è una cosa seria, per cui va affrontata con i tempi giusti, con le persone giuste, e ogni elemento portante della nostra fede ha bisogno del suo tempo. Per cui oggi abbiamo trattato i primi 3 comandamenti che prima di cena e prima della notte ci serviranno per riflettere, perché oggi ci ha dato modo di riflettere. Noi in questo lungo percorso, qui è presente anche il Cardinale Re, abbiamo promosso come simbolo del nostro affetto tutti i cardinali come soci onorari della nostra associazione. Quindi tra un po' daremo anche il diploma al Cardinale Re, perché la scorsa volta abbiamo avuto dei problemi tecnici, non l'abbiamo dato, e quindi si va ad aggiungere al Cardinale Re Rodet, Turkson, De Giorgi, Monterisi, Sandri, Thorin e Ruini, e siamo ben felici, e preghi per noi come noi faremo per lei. Quindi adesso, se ci raggiunge anche il Cardinale Re, perché l'avevamo pronto, abbiamo detto prima o poi verrà a trovarci di nuovo, e quindi glielo diamo anche, se ci può raggiungere Eminenza, così facciamo poi una foto anche con su Eminenza Sandri. Perfetto. Lieto di essere membro di questa organizzazione, è molto bello. Ricordo quando sono venuto che si è parlato della fede. Stasera molto molto interessante sui comandamenti, molto bene. Allora ringrazio Emanuele Barone, nostro capo del cerimoniale, quindi gli diamo il certificato, quello che le dovevamo dare 2 anni fa, ma lei comunque sta all'interno del nostro ampio perimetro d'affetto. Grazie.
Grazie. Quindi ringraziamo a nome anche del nostro consiglio direttivo, del nostro vicepresidente Angela Soccio, di Dario Loparco, vedo tutti gli altri dell'associazione Maurizio Giampaolo d'Arte, ringraziamo ancora voi tutti e al prossimo evento, non prima di aver ringraziato padre Giuseppe per la location come sempre. Grazie ancora a tutti.